successo? Ah, sei tu, Cinzia. Mi sorprende vederla qui nella stanza dei bambini. Beh, da quando Chopi ha cominciato la scuola mi sento un po' sola, allora vengo qui per occupare un po' la mia mente. Già, intanto metti a posto i suoi libri. Guarda, sono tutti libri sulle balene. Piacciono tanto le balene a quel bambino. Ovunque vado, io cerco dei libri sulle balene. È diventato il mio hobby. Peccato che presto diventerà un ragazzo. E allora addio balene, compresa la sua. Come? Nulla, mi auguro solo che gli piaccia la scuola. Ah, non si preoccupi, signora. Chopi è un ragazzino veramente in gamba. Rosy, che cos'hai? È stato un gatto cattivo, nonna. Ai. Tu giochi con i gatti troppo duramente. Come fai con tuo fratello? Su, non è niente di grave, ti metterò un cerotto. Cinzia, portami la cassetta delle medicazioni in salotto, per favore. Subito, signora. Ho trovato qualcos'altro di cui occuparmi, hai visto? Già. Bravo, Chopi. Sono sicura che ti abituerai alla scuola in fretta e ti farai degli amici. Così i tuoi genitori saranno contenti di te. Ehi, ti sei preso un bel raffreddore. Beh, mi sento un po' di pizzicorino al naso. Cosa stai dicendo, Chopi? Parli da solo? Oh, no, signore, mi scusi. Pensavo a voce alta. Beh, fai attenzione, altrimenti dovrò punirti come Nicola. Ma, signore, non sono stato solo io. C'erano anche gli altri e lei ha punito solo me. Silenzio, ti caccio fuori. Oh. Bene, per oggi è finita. State buoni finché i vostri genitori non verranno a prendervi. Come vedi, ho altri clienti adesso. Bravo, sei stato proprio in gamba. Continua così, da bravo. Ehi! Se mi dai un medaglione ti posso fare compagnia. A domani allora. Siamo gli ultimi anche oggi, eh? Già. Ma che cos'hai? Mi fa paura l'idea che un giorno venga qualcun altro a prendermi. Ma scherzi, non è possibile. Cosa desidera, signorino? Buongiorno, signore. Io mi chiamo Giovanni Costa, ma tutti mi chiamano Chopi. Sì, signore. Sì, sì, ho capito. Ma ora si accomodi pure, venga avanti. Entrare io? Certo, i suoi genitori lo stanno aspettando. Ma sono qui, in questo palazzo. Sì, signore.
Da questa parte, si accomodi, per favore. Buongiorno, signorino. Giuseppina, non lasciarmi solo, per favore. Sono sempre con te. Non è educato parlare da soli. Non sono maniere da gentiluomo. Di qua, per favore. Che fai quella faccia? Sono tua nonna, non mi riconosci forse? No, questa non è la mia nonna. Ma che villano! Screanzato! Non si direbbe proprio che tu sia mio fratello! Quella ragazzina. Lei mi sorprende. Come può aver dimenticato sua sorella Irena? Mi segua. Mia sorella si chiama Rosy, signore. No, si chiama Irena. Voglio tornare a casa mia. Dove vuole andare, scusi? A casa mia, ho detto, a casa mia. A casa sua? Questo è il suo palazzo, signor Cioppi. Cioppi! Ma perché tutte queste sciocchezze? Tu conosci il mio nome? Ma chi sei? Come? Ti sei dimenticato il nome di tuo fratello? Fratello, hai detto? Io non ho nessun fratello, scusa. Dimmi, Carlos, gli manca un venerdì per caso? Vuole che lo porti dal dottore, signorino? A me non manca proprio niente, capito? Cioppi, non sei più un bambino ora. Fai come me. Io sono d'esempio alla famiglia. Altrimenti la mamma ne soffrirà troppo, non credi? La mamma, sì, la mamma mi spiegherà tutto questo. Voglio la mia mamma. Mi porti dalla mia mamma, signore, presto. Non importa, andrò da solo. Mamma! 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 Che stupido! Urlare in quel modo! Giuseppina, aiutami a trovare la mamma, per favore. Lo vorrei tanto, ma non conosco questo posto, non l'ho mai visto prima. Mamma! 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 Posso accompagnarla io? Mamma, vero? Mamma, perché questa casa è così strana? Ma Cioppi, non ci vedo niente di strano. Perché sei così ansioso? No, non è la mia mamma. Si cambi d'abito per la cena. A più tardi. Oh!
qualcosa che non quadra, Giuseppina. La mamma è così strana, così diversa. Questa volta non ci capisco proprio niente. Oh, mi è venuto un gran sonno. Vorrei tanto dormire, Giuseppina. Oh? Oh. La cena è servita, signorino. Vengo subito. La cosa non mi convince molto, devo stare attento. Cioppi! Il mio papà! Non è il caso di correre, non credi? Oh, la tua voce è molto simile a quella del mio papà, ma sei veramente il mio papà? Non si parla così al proprio padre, sei uno stupido e maleducato. Oh. Cioppi! Ma ti sei dimenticato di chiudere la porta? Oh, mi scusi. Cioppi, non guardare per aria quando stai mangiando. Cioppi, non hai sentito che cosa ho detto e che maniere sono queste? Rimani seduto e aspetta che tutti abbiano finito. Va bene, sì. Va bene. Non dimenticarti che sei un Costa. Dopo cena studierai col tuo precettore. Poi porterai a spasso il cane. Cioppi! Sì? Come si dice? Sì, signore. Sì, signore. Sì, signore. Non è possibile continuare così. Ti ho dato 6 problemi e li hai sbagliati tutti e 6. Ma vuoi proprio essere bocciato quest'anno? Ti daranno 0 come voto. Non credo che tuo padre sarà molto contento di 1-0. Ti consiglio di studiare bene questi problemi e di risolverli. Hai capito, Cioppi? Non posso vivere in una famiglia come questa. Mi vengono i brividi, Giuseppina. Giuseppina! Giuseppina, dove sei? Giuseppina! Giuseppina! Giardino grande, è meraviglioso, c'è da perdersi qui in mezzo. Mi lascia sempre solo e poi dice di volermi bene. Ora fuggirò. Ah, che idea! Oh? Lei tornerà nella sua stanza. Oh.
Avanti, Bruto, prendilo! No! Aiuto! Aiuto, mamma! 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 Aiuto! No! 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 Aiuto! Aiuto! No! No! Tardi, Choppy? Nonna, ti prego, non lasciarmi più. Voglio stare sempre, sempre con te. Va bene, va bene. Tu sei il mio bellissimo nipotino preferito, la grande speranza della famiglia Costa. E su, andiamo a casa. Buongiorno. Ciao, Choppy. Com'è andata la scuola? Sei stato bravo? Abbastanza bene, grazie. Choppy? Mamma! Ti ho preparato il dolce che preferisci. Sei contento? Evviva! Choppy! Choppy! Ciao! Ciao, Rosie. Stai attento a non toccare il gatto. Ma tu sei veramente Rosie, vero? Ma sei matto! Hai sentito cosa ho detto? Devi fare attenzione al gatto, altrimenti ti graffierà come ha fatto con me! Vedo, vedo, sei conciata come un mostriciattolo! Sei sempre il solito antipatico! Non mi prendi! Non mi prendi! Adesso sì che mi sento bene! Ah, Giuseppina! Ma dove sei stata? Non trovavo più la strada. Mi ero persa nel parco di quella casa. Ah, capisco. E allora? Non riuscivo più a ritrovare la strada giusta. Ecco perché ho fatto tardi. Ora sarai stanca. Vieni. Ecco, Giuseppina. Ora puoi riposarti. Ah, che bella l'acqua! Amica, sento già.